Buongiorno mister, dopo aver sottolineato una certa mancanza di determinazione di alcuni calciatori della partita che ho sentito fare l'altra sera, cosa invece vorrebbe portarsi dietro di buono per questa squadra? No, direi che come siamo stati in campo, soprattutto nel primo tempo, la squadra stava in campo bene, insomma ordinata, con criterio. Non è tanto una questione di determinazione, ma di convinzione. È quello che mi è un po' spiaciuto l'altra sera, però è chiaro che capisco che sono anche quegli atteggiamenti che in un contesto di quel tipo, alla prima di campionato, con alcuni giocatori nuovi da inserire, possa esserci. Però c'è stato un po' questo tipo di limite, diciamo, tra virgolette, che se riusciamo a crescere, con la coscienza, con la consapevolezza che noi siamo, possiamo essere assolutamente una buona squadra, allora si può fare ancora di più la differenza, o quantomeno far notare meno la differenza quando si incontra una squadra di questo tipo. Io sono rimasto un po' incerto invece sull'ultimo periodo della gara, perché è arrivato un periodo in cui la partita l'ha fatta più in palma della Juventus. Allora mi interessava la sua analisi sul perché, che nel senso abbiamo fatto dei cambi che hanno cambiato le cose, la Juventus un po' tirata in barca, Parma mentalmente non ci stava bene, cioè. E tutto questo, sono tutte considerazioni che hanno un loro senso. Io ho fatto due cambi esattamente un attimo prima di beccare il secondo gol sulla punizione, quindi credo che fossimo al 56esimo, 57esimo, insomma, quindi vuol dire esattamente dopo 12-13 minuti dopo l'inizio del secondo tempo. Quindi direi che pensare di fare dei cambi prima vuol dire farli alla fine del primo tempo. Ho messo due giocatori freschi perché pensavo che potessero dare una scossa. I giocatori che entrano devono avere un po' questo tipo di funzione anche, no? Energie nuove, energie più fresche, quindi stimoli in più. Peccato che coincido subito con il secondo gol, e questo chiaramente dal punto di vista psicologico è stato un po' pesante da digerire. Però la squadra comunque poi ha cercato ancora, perché non ci stava. Ha capito e si è resa conto che non era un risultato così netto di differenza tra noi e la Juve, però questo bisogna cercare di farlo subito, fin dall'inizio, e avere subito questo tipo. Ed è un discorso che probabilmente voi ricorderete meglio di me anche nei mesi scorsi, che a volte abbiamo affrontato insieme. È una crescita che bisogna fare, e quanto prima saremo bravi a farla, tanto più benefici avremo. Tornando però al primo gol, ricordo che in tre minuti Asamoah ha avuto, era la terza palla importante che portava da quelle parti, e io rivedendola anche da una delle spalle, mi è sembrato Rossi lasciato un po' solo in quell'uno contro uno, che in quei minuti ovviamente stava soccombendo. C'è stato un po' anche questo? No, c'è stata un'occasione prima dove Asamoah ha messo un'altra palla che poi è sfilata fuori sul fondo, però era già una posizione più statica, quella dove si trovava, mentre sul gol lui ha preso palla, ha puntato ed è stato bravo nel togliere il tempo di intercettamento a Rosi, quindi mettere la palla dentro, ma poi al di là di quello noi eravamo schierati, eravamo messi bene in difesa, dovevamo solo essere più reattivi, più attenti, più bravi nel capire dove poteva arrivare la traiettoria di palla, perché dopo la posizione Asamoah poteva solo fare quel tipo di giocata, e noi lì abbiamo un po' dormicchiato. È chiaro che Asamoah è stato un giocatore più pericoloso per certi versi, e secondo ovviamente il giocatore che sta meglio dalla Juve, almeno Sampo era quello che stava meglio, e per cui Rosi ha avuto un compito un po' più alto in questo senso, e noi dovevamo essere anche un po' più bravi a dargli una mano e quindi a raddoppiarlo in certe occasioni, e anche in quella circostanza del gol, dell'assist, dovevamo essere più bravi a scorrere con i difensori, quindi poter intercettare l'eventuale, in seconda battuta, l'eventuale giocata di Asamoah. Insomma, questi sono quei dettagli che fanno la differenza e sui quali bisogna lavorare. Buongiorno, mister.
Jonathan Gretti e Bruno, che voto darebbe alla squadra, alla prestazione data della squadra alla prima di campionato? Non chiedetemi di dare un voto perché una, per me è difficile, ma non perché nessun motivo in particolare, ma dopo la gara c'è stato, mi ricordo, Sky, Massimo Margo mi ha chiesto di Pabon. Ma Pabon ha fatto una prestazione non all'altezza. Io nella mia carriera, come tu nella tua, ho detto a Massimo Margo che abbiamo fatto diverse non all'altezza. Questo ragazzo che viene da fuori, la prima di campionato, in un contesto nuovo, una realtà completamente diversa, contro la prima in campionato, vogliamo dare una valutazione adesso su Pabon. Cioè, mi sembra un po' esagerato. Magari tra 10-12 partite potremmo fare un altro discorso, così come potremmo darci anche un voto, se vogliamo tradurlo in termini numerici. Adesso devo dire che la cosa che mi fa, come dire, star bene, mi fa piacere, è che vedo veramente che ci sono margini, molti margini di miglioramento, questo mi fa star bene. Quindi era un discorso un po' più generale, vorrei sapere se secondo lei è stata una prestazione sufficiente. No, ma non la ritengo assolutamente una prova, non ho sentito commenti in giro intorno a me negativi, gli stessi, come dire, critici che stanno che poi dopo la partita commentano, non ce n'è stato nessuno che è stato, come dire, estremamente negativo nei confronti della squadra. Ma ritengo che la Juve nel primo tempo non abbia fatto una buona partita, per merito del Parma anche, e probabilmente il Parma lì poteva qualcosina di più usare. Parlando invece dei singoli, Antonio Grande è stato uno dei migliori in campo, almeno per quanto riguarda il Parma. Fattore, tra l'altro, abbiamo parlato sul rigore, forse un pochino quel mezzo pasticcio sul secondo gol, ne ha parlato con lui. In realtà, cioè, ha spiegato se effettivamente la palla è entrata o meno, insomma, avete avuto un dialogo? No, perché credo che sia in quella circostanza difficile anche per un portiere rendersene conto. Tanto è vero che c'è stato anche quell'attimo di decisione tra gli stessi arbitri, quindi quelli sono episodi sui quali non mi interessa per niente entrare in, come dire, in un discorso, perché non cambiano, non spostano nulla per quello che mi riguarda. Quindi il fatto che Antonio abbia fatto la parata sul rigore è stato importante, perché ha rimesso ancora in pari la gara e quindi sapevamo giocare ancora benissimo. Antonio è un giocatore che ha fatto una buona prestazione, non è stato secondo me il migliore in campo, ma senza nulla togliere la sua prestazione. Sono volendo comunque che Antonio possa ancora fare meglio di quanto fatto sabato sera, perché lui ha le qualità sia tecniche che caratteriali di personalità per poter essere veramente